Il saluto più cordiale, come al solito, a tutti voi sintonizzati su Young TV, canale 871 del digitale terrestre, inedito turno infrasettimanale qui all'Abbafati di Lariano, dove sono entrate in campo le formazioni del team Nuovo Florida e dell'Atletico Lariano, che questo mercoledì si sfideranno per la 31esima giornata di campionato, 14esima di ritorno. Formazioni presenti sul terreno di gioco, ospiti in campo con Orlandi, Lauri, Moriconi, Petricca, Mancini, Giacoia, Di Bari, Matteo, Troccoli, Mariani, Tisei e Principigalli. L'allenatore, il signor Andrea Bussone, che ha in panchina Piccheri, Schiumarini, Ponziani, Nunzi, Mirko Troccoli, Tubani e Vona. Padroni di casa che attaccheranno da destra verso sinistra in completo giallo. Sono in campo con Tulletti, Pantoni, Pomponi, De Angelis, Michelangeli, Scifoni, Felci, Botticelli, Raponi, Mastrella e Dolascu. L'allenatore è il signor Federico Cavola, in panchina Signorelli, Quattrocchi, Ronchetti, Cecchetti, Longo, Proietti e Innocenzi. Le notizie che arrivano dal capoluogo Pontino parlano... Intanto c'è una conclusione di Tisei da lontano con il portiere fuori dai pali. Intanto c'è Dolascu atteso da Petricca, che ha servito indietro questo cross, si fionda di testa da Mancini su Principigalli, che ha messo in movimento Mariani che ha catturato questo pallone, va in area di rigore, calcio di rigore per il team Nuovo Florida, direttore di gara che interviene immediatamente a comandare la massima punizione per il team Nuovo Florida. Si era incuneato Mariani. Ci sono proteste dei padroni di casa. Fischio, parte Tisei. Tiro e pallone in fondo al sacco. Aveva intuito Tulletti, che ha addirittura toccato il pallone con la manona destra, ma non è riuscito a deviare la spera che si è insaccata alle sue spalle. Dunque team Nuovo Florida che si è portata in vantaggio. Troccoli da Troccoli su Principigalli, ancora Troccoli. Tisei ancora in profondità, Tisei, raddoppio di Tisei, e Mariani che ha vinto un rimpallo con il numero 1 Tulletti ed ha messo il pallone in fondo al sacco per il gol numero 2 della squadra di casa. Dunque Lariano 0, team Nuova Florida 2. Petricca ne ha anticipato le intenzioni, ha toccato su Lauri e c'è adesso un intervento di Raponi che viene espulso. Espulso Raponi per questo intervento gratuito su Lauri e dunque Lariano in 10. Troccoli in avanti, non va in porto questo passaggio, adesso c'è questo lancio con pallone in fondo al sacco con Mastrella. Pallonetto di Mastrella che riapre il match, si fa colpire e trovare in maniera molto allegra la squadra ospite che subisce un gol. Parte la parabola, colpo di testa e palla che tocca la trasversale prima di adagiarsi sul fondo. Di Bari su Mancini, prova la conclusione Mancini. La Moriconi ancora su Di Bari, pallone respinto di testa Di Bari su Troccoli, conclusione di Troccoli. De Angelis che prova il tiro, ha subito fallo Orlandi, pallone sulla sinistra per Di Bari per Vona diagonale, parte il cross, ancora un colpo di testa di Di Bari e palla ancora alta sulla trasversale. Allontana questo pallone su Troccoli Tisei.
in questo istante c'è il triplice fischio finale dopo una sofferenza indicibile. Tafferugli in campo con direttore di gara che è lì ad osservare tutto quello che succede. Comunque finale Atletico Lariano 1, Team Nuova Florida 2. Riepiloghiamo solo i marcatori, tutti nel primo tempo. Tisei su calcio di rigore e Mariani al 16esimo, al 23esimo e poi e al 31esimo ha segnato Mastrella per il Lariano. È tutto, linea alla regia.